Bentornati, bentrovati. Nuovo appuntamento con Io Siamo Noi, la rubrica a cura della unità di comunicazione del Dipartimento di Protezione Civile. Oggi la nostra rubrica finalmente apre all'esterno. Abbiamo avuto tanti ospiti nei nostri dirigenti, ma oggi abbiamo il piacere di parlare di volontariato e di farlo con chi ci mette le mani tutti i giorni, non solo volontariato di Protezione Civile. Ma dovete sapere che esistono i centri di volontariato, scusate, i centri servizi per il volontariato, ma ce lo spiegherà bene oggi il nostro ospite, che è il dottore Salvo Raffa, che abbiamo noi in collegamento, a cui, ecco, dottore, buongiorno, Grazie, bentrovato, buongiorno. benvenuto, Grazie. benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie, Fin da grazie. subito. I centri servizi sono qualcosa che chi, diciamo, fa volontariato conosce bene perché trova appunto tanti servizi. Come funzionano? Come sono organizzati? I centri di servizio sono delle realtà che appunto, come dicevi benissimo tu, sono a supporto del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, diciamo di tutti gli enti oggi che in qualche modo offrono un servizio gratuito a favore appunto del nostro territorio. In Sicilia sono 3 i centri di servizio, 2 sono su base interprovinciale, quello di Catania e quello di Palermo, perché appunto diciamo coprono anche più province di competenza, di appunto la provincia di Catania copre anche la provincia di Siracusa, Ragusa e di Enna, e poi abbiamo quello di Palermo per la Sicilia occidentale, appunto Agrigento, Caltanissetta, oltre la provincia di Palermo e Trapani, e poi il terzo è il centro di servizio di Messina, che è un centro provinciale. E, diciamo, la loro struttura, così come voluta dal legislatore, è proprio quella di supportare in ambiti che sono, diciamo, importanti per il volontariato, che sono quelli della promozione, quello della formazione, quello della consulenza legale, fiscale, progettuale, appunto le organizzazioni del terzo settore. Non solo, hanno, diciamo, anche un compito, io lo ritengo importante e strategico da questo punto di vista, che è quello di fare sistema, cioè quello di mettere in rete, in relazione, le realtà del terzo settore. E questo chiaramente sono tutti i principi che nella protezione civile, diciamo, sono nati forse anche un po' là, no? Cioè il fatto di mettere assieme le migliori pratiche e i volontari anche in questa ultima emergenza, proprio in questi giorni è stato pubblicato grazie agli amici di SILAB e di Chris Lab diciamo, un'infografica dove si vede proprio come nella fase 1 associazioni hanno partecipato attivamente. Tra l'altro, voi in questa emergenza c'è stato anche qualcosa di molto bello e interessante. Oltre alle associazioni di volontariato di protezione civile, avete messo insieme altre associazioni anche di medici, infermieri e come per esempio, ne so, iniziative come quello del carrello della spesa, altre cose che sono state fondamentali in questo periodo, hanno dato, oltre all'aiuto, diciamo, quello pratico, anche un aiuto morale alla gente che era isolata a casa. Sì, in realtà diciamo c'è stata veramente un bellissimo movimento che ovviamente ha visto impegnato in prima linea le associazioni di protezione civile, che ovviamente attraverso l'attivazione dei COC che è avvenuta in quasi tutti i comuni dell'isola, per cui diciamo sono stati impegnati in prima linea. Ma dall'altra parte c'è stata anche diciamo una risposta positiva dalle altri enti del terzo settore, con l'esperienza del carrello solidale che appunto è stato realizzato in punti vendita per andare ad implementare quello che poi di fatto era il bisogno reale in una fase che ancora purtroppo è un bisogno attuale, quelle insomma della povertà che di fatto nei nostri territori è stata maggiormente sentita in una situazione quando tutti bloccati, quando veramente la difficoltà di chiudere tutto e anche la difficoltà di poter tra virgolette portare il pane a casa era diventato un problema. C'è stata veramente una catena di
di aiuto che ha visto, come dicevo, in prima linea le associazioni di protezione civile, ecco, per l'operatività immediata, ma che ha visto una regia anche di diversi enti del terzo settore che si sono messi in moto, che hanno attivato i carrelli solidali, che hanno attivato il pronto farmaco, che hanno attivato tutta una serie di meccanismi per far sì che la rete di solidarietà potesse essere una rete concreta di diciamo risposta a quelli che erano i bisogni primari, che era quello dell'assistenza di fatto in una prima fase alla popolazione. A proposito di questo, c'è stata un'iniziativa che io conosco, che forse non conoscono in tanti, molto settoriale, è stata quella di unire i vostri tre centri, i centri siciliani servizi, hanno fatto in piena emergenza un collegamento con gli amici volontari cinesi. In questa riunione che è voluta dai tre centri di servizio del CESVOP di Palo CSV di Messina e del CSV di Catania, per scambiarci anche lì le difficoltà che di fatto ogni realtà ha vissuto, ma per scambiarci anche le buone prassi, soprattutto legate a quello che di fatto è un fenomeno poco conosciuto. Cioè, noi abbiamo, ancora oggi ovviamente combattiamo una pandemia, che è cosa ben diversa da combattere o comunque diciamo così, rispondere a un'emergenza legata a un terremoto piuttosto che a un'alluvione. A proposito di questo, mi piace ricordare due belle iniziative. Una è quella qualche anno fa a Librino, una delle prime esercitazioni, se non la prima, dove si è parlata di disabilità in emergenza. E poi qualche anno fa un'altra esercitazione altrettanto importante, con un progetto, con la Fondazione Sud, insomma, che è quella dei beni culturali fatta a Noto. Queste due belle iniziative hanno visto... Grazie, voglio dire, voi avete una squadra formidabile, Marco Palmigiano, veramente tante persone che ci mettono molto di più di quello che diciamo un semplice impegno lavorativo, ma una passione che poi appunto viene fuori in questi eventi che sono molto, molto particolari e molto, tra l'altro, diciamo, trovano riscontro proprio da parte dei volontari. Sì, insomma, sono tanti. Per riaccendere e riprendere, ecco, quello che dicevo, c'è questo, noi crediamo tanto nella rete, nel fare sistema, nel farlo con le istituzioni, e uno di questo per noi, una di queste appunto è il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che di fatto insieme al centro di servizio, ma insieme all'anima reale che sono le nostre organizzazioni di terzo settore, in modo particolare le nostre associazioni di protezione civile, insomma, mettono in campo. Ci sono diverse esperienze, ricordavi benissimo quella di Librino, che è una delle prime, anche ho seguito io come presidente, perché ero neo presidente del centro di servizio, questa esperienza bellissima che ha messo in campo le organizzazioni di protezione civile nel gestire l'emergenza in tema di disabilità. Scelto un quartiere difficile, scelto un quartiere, pensate, ecco, fatto da palazzoni di cemento con scale molto strette, con l'assenza molto spesso di ascensori, per cui sì, infatti stiamo vedendo le immagini. La difficoltà di mettere in campo, diciamo, anche lì, ecco, la gestione, come gestire da questo punto di vista, soprattutto con soggetti molto vulnerabili. Lo stesso è quella legata poi un'altra esperienza che ricordavi. Avete avuto una grande risposta perché la, certo, gente ha partecipato. Tra l'altro voi avete una sede a Librino, cioè voglio dire, non è che abbiamo Librino... una casa del volontariato a Librino, no, oggi frequentata. Questo è importante, certo, perché la presenza quotidiana e cosa fa superare tanti pregiudizi. C'è stata una risposta che io credo sia era veramente difficile in qualsiasi altra città italiana, e invece a Librino c'è stata, perché la gente ha bisogno delle istituzioni, ha bisogno di sentirle vicine, ha bisogno di poter, diciamo, partecipare e questo è un esempio. Io lo ricordo perché in quei propri giorni ho fatto delle immagini e la risposta è stata straordinaria.
La cosa positiva è che ancora la risposta oggi c'è, cioè oggi ci sono, oggi abbiamo anzitutto contezza della disabilità comunque presente in quel territorio che forse non avevamo prima. Non solo, abbiamo stretto legami, oggi del luogo, del posto, come la Misericordia di Librino, come altre realtà, con soggetti che fino a tempo prima stavano esclusivamente a casa. Oggi invece possono scendere, possono andare a frequentare la nostra casa del volontariato, andare all'associazione, ecco, diventa, ecco, questo è anche il nostro, tra virgolette, ruolo. Per cui dare anche risposte e lasciare segni tangibili dove appunto operiamo. Grazie, e questo non dimentichiamolo, tu hai nominato alcuni operatori, Marco, ma tutto lo staff del centro di servizio, noi siamo una goccia. Ma insieme a queste gocce ci stanno le realtà di volontariato che poi concretamente continuano ad operare sul territorio. Noi li supportiamo perché poi questo è il ruolo del centro di servizio. Noi Un'altra cosa accompagniamo. importante. No, un'altra cosa importante per poi arrivare al finale della nostra intervista, un'altra cosa importante era l'altra esperienza di cui parlavamo, perché i beni culturali, che la Sicilia tra l'altro è stata una delle prime a inserirli nei piani di protezione civile, diciamo il recupero dei beni culturali in emergenza, sono importanti perché sono l'identità di un popolo e quindi anche quell'altra esperienza di Noto è stata pionieristica per alcuni aspetti, anche in questo caso stiamo vedendo le belle immagini di una delle città più belle della Sicilia, perché lì si è fatta attivamente qualcosa nei beni culturali, proprio col recupero, tra l'altro scoprendo anche qui delle cose straordinarie. Vediamo questa chiesa che fa parte di Nota Antica, dove veramente i volontari hanno fatto un'esercitazione pratica, e questo la dice lunga sulla reale importanza delle esercitazioni. Certo, dico, tra l'altro la dice lunga anche con la reale collaborazione, lì c'è stata una bella collaborazione con la diocesi di Noto, con appunto il comune, e da lì, insomma, ricordo benissimo, ma ancora oggi, la necessità anche di tante realtà diocesane della nostra isola che chiedono, perché, come dicevi benissimo tu, siamo una terra ricca di patrimonio che va salvaguardato e che va tutelato anche in una situazione di emergenza in un certo modo. Ecco perché, diciamo, i volontari devono, da questo punto di vista, essere preparati anche nel saper gestire in qualche modo situazioni di questo genere e gestire un patrimonio che per noi è sicuramente fonte di ricchezza, diciamo, perché da lì passa la via del paese, ma passa anche la possibilità di un investimento di quello che è il turismo del nostro territorio. A proposito di diocesi e beni culturali, ricordiamo il recente terremoto di Pennisi, cioè di Aci Reale, insomma Zafferana, ma Pennisi è stato un esempio perché proprio lì sono state colpite le cose che fanno comunità, la chiesa e la scuola. E proprio a Natale è nata, grazie a voi, anche il Dipartimento ha partecipato, diciamo, a questa iniziativa suggerita da voi e la diocesi di Aci Reale, di non lasciare soli proprio nei giorni di festa le persone. Quindi questa tenda diventava un po' chiesa, diventava un po' centro di ritrovo. Insomma, per stare vicino concretamente alla popolazione, un'esperienza anche questa da sottolineare perché è proprio recente ed è dalla misura dell'impegno, diciamo, quotidiano dei volontari e anche del centro Sì, di servizio. l'abbiamo fatto, Fabio, in occasione appunto del primo anniversario, e l'abbiamo fatto grazie a questa sinergia con la diocesi di Aci Reale, perché abbiamo voluto dare insieme centro servizio, dipartimento, ma è qui il ruolo importante delle nostre organizzazioni di volontariato, abbiamo voluto dare una casa in un periodo come quello del Natale, dove è forte il senso di famiglia, il senso di comunità, il senso di
diciamo così, stare, ma l'abbiamo voluta dare mettendo a disposizione l'azienda, che dicevi benissimo tu, è diventata chiesa, è diventata centro di aggregazione, è diventata un luogo dove i ragazzi si trovavano anche per socializzare, per vivere momenti di animazione, di festa nel periodo natalizio, che è poi un periodo importante dove è forte anche dove si sente forte questa necessità. E nell'emergenza il volontariato c'è, e l'auspicio che noi veramente chiediamo sempre e che lanciamo sempre come sistema a supporto del volontariato è quello: non ricordiamoci del volontariato solo quando c'è l'emergenza, ma ricordiamo che il sistema è presente sempre. È un po' l'esempio: non ricordiamoci. Io ho seguito tante interviste di medici, di infermieri che in questo tempo di pandemia dicevano: non siamo eroi, noi facciamo il nostro dovere, non ricordatevi di noi solo in queste occasioni. Allora io lo vorrei traslare su questo anche sui nostri volontari che hanno ricevuto tante anche onorificenze da parte delle istituzioni della Repubblica Italiana. Dico, però ecco, l'onorificenza più bella che il volontariato può ricevere, a mio avviso, è quella di un riconoscimento del servizio prestato ogni giorno a servizio, appunto, scusate il gioco di parole, del nostro territorio. Un'ultima domanda, noi concludiamo sempre con una domanda un po' più personale. Fare questo tipo di attività non è fare un'attività come le altre, ma lascia qualcosa di particolare. Ecco, volevo una tua impressione personale per Sì, concludere. dico, io sono da 2 mandati, il mandato al centro di servizio come presidente dura 3 anni, questo è il mio, mi accingo a concludere il mio secondo mandato. Ho iniziato con un'attività che è quella di librino, sicuramente, che mi ha tanto, insomma, anche un po', tra virgolette, sconoscendo, tra virgolette, quello che era ecco, l'operatività concreta di un'associazione o di associazione di protezione civile in questo senso. Però da lì ho capito, vedendo, ecco, che poi la cosa bella di un'esercitazione, ad esempio, è quello che da lì capisci che si lavora di squadra. Al di là della giacchetta che si indossa, giacchetta intesa appunto come sigla, si lavora di squadra. E il risultato di una esercitazione, il risultato positivo di un'esercitazione è il lavorare di insieme, di squadra. Ognuno di loro riempie un tassello importante perché tutto poi possa concludersi con, diciamo, il risvolto positivo, cioè nel senso con l'esercitazione che si conclude in maniera positiva. Quello che ho appreso e che mi sono portato in questi anni è questo lavoro di insieme, questo lavoro di squadra che molto spesso le nostre organizzazioni, nelle tante difficoltà, perché poi lo sappiamo, la cosa più difficile è lavorare insieme, però molto spesso ci mettono tanto, anche tanto di proprio per far sì che si abbandoni quella giacchetta personale, individualistica dalla mia associazione e si passi al gruppo di volontariato, al gruppo di volontari che si mettono insieme per il raggiungimento di un risultato. Ti ringrazio molto, un'intervista che siamo andati ben oltre, ma chiaramente gli argomenti erano tanti, abbiamo visto tanti bei momenti vissuti insieme di iniziative importanti e quindi ti ringrazio e ci vediamo per altre iniziative, sempre diciamo con questo spirito che questa emergenza, tra l'altro, ha rinnovato ancora di più, perché proprio l'aspetto che hai sottolineato proprio alla fine, i volontari hanno la voglia di stare insieme, di condividere insieme e di progettare insieme. Grazie Salvo, appuntamento alla. Grazie a te, un ringraziamento a tutto il Dipartimento regionale della Protezione Civile siciliana che ci è sempre accanto e che insieme, insomma, riusciamo a fare tante belle cose. Per cui grazie veramente di cuore a voi tutti. Grazie.